l'Italia è campione del mondo in efficienza energetica, innovazione e sostenibilità. Il team dell'Università di Roma 3 sbaraglia la concorrenza e vince al Solar Decathlon Europe 2014, il mondiale dell'architettura green che quest'anno si è svolto a Versailles. A convincere la giuria nelle 10 prove in gara è stata Rome for the City, la casa solare studiata per la riqualificazione delle aree abusive, in legno certificato a basso impatto ambientale, 65 metri quadrati di comfort e tecnologie applicate. La casa italiana è stata sottoposta con successo a verifiche di costruzione e qualità architettonica, ingegneria, efficienza energetica, sostenibilità, design e trasportabilità. Bilancio energetico, condizioni di comfort e funzionamento della casa sono stati monitorati dai giudici durante tutta la durata della competizione. Risultato, la nostra casa, oltre ad avere un cantiere veloce ed economico, essere trasformabile e adattabile alle esigenze della nuova società, produce più energia di quanto ne consumi, grazie anche al supporto di Daikin Italy, che ha dotato l'abitazione di una pompa di calore dalle prestazioni particolarmente elevate e un team di esperti che ha lavorato con gli studenti di Roma 3. Il prototipo italiano ha così battuto in volata Germania, Cile e Olanda, che si erano dimostrati gli avversari più temibili, e si è conquistata il primo posto. La speranza ora è che la casa del futuro non rimanga solo un progetto.